Sì, grazie Deborah. Grazie al segretario per aver voluto fortemente questi 2 giorni di riflessione. Prima un giornalista, ringrazio tutti i giornalisti presenti perché insomma, hanno dato grande attenzione a questo nostro appuntamento, mi ha rivolto una domanda, dice ma come? Mentre tutti stanno in campagna elettorale, il Partito Democratico si trova chiuso in un convento per 2 giorni a discutere. Io ho risposto così, che noi la campagna elettorale nelle regioni in cui si vota non la stiamo scoprendo da pochi giorni, la stiamo facendo da tante settimane, la stiamo facendo con grande impegno, la stiamo facendo con grande responsabilità, con grande mobilitazione, con una grande iniziativa del partito. E poi, in secondo luogo, che bisogna provare a tornare ad abituarsi a partiti che si trovano a discutere, a riflettere, a ragionare intorno ai temi che riguardano il Paese, intorno all'iniziativa politica che su questi temi si vuole assumere, intorno alla capacità di chiamare a raccolta persone, gruppi dirigenti, parlamentari, sindaci, per ragionare intorno a questi temi, per provare intorno a questi temi a trovare un'elaborazione di proposta che si vuole rivolgere al Paese. Quindi grazie segretario, grazie anche perché hai collocato questa iniziativa dentro anche una riflessione più ampia che riguarda il nostro partito, perché le questioni che oggi noi dobbiamo dibattere, che dibatteremo in questi 2 giorni, sono certamente questioni di merito, ma si inseriscono dentro la cornice che tu hai indicato. Qualcuno prima mi diceva stai lontano, stai alla larga dalle cose del partito, però insomma non ho introdotto io il tema, quindi il tema del partito lo voglio collocare per rispondere alle sollecitazioni del segretario della sua conversazione con un importante quotidiano di pochi giorni fa in cui indicava un percorso, un orizzonte verso il quale vuole far camminare il partito. Ecco, io credo che quell'orizzonte che Nicola ci ha indicato sia un orizzonte utile per il nostro partito, che certamente deve caratterizzarsi per una sua capacità di mettersi in discussione, di aprirsi ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto in questo recente passato, di chiamare al protagonismo Mondi. Lo deve fare con i tempi che sono necessari, lo deve fare anche ragionando su come si può costruire una proposta più forte del centro-sinistra nel nostro paese. Lo deve fare sapendo anche che un grande partito oscilla dentro le vicende politiche che cambiano dal punto di vista dell'impostazione culturale della proposta che viene fatta al paese, a volte su posizioni più riformiste, a volte su posizioni più radicali. Ecco, però dando un messaggio che noi vogliamo guardare avanti. Noi costruiamo una pagina nuova, non stiamo cercando di riscoprire pagine vecchie. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo dare il senso al Paese che questo partito vuole essere, diciamo così, il partito del centro-sinistra, dei riformisti italiani, dentro il quadro nuovo nel quale siamo chiamati ad operare, ad impegnarci, che guarda avanti, che guarda al futuro, che non tradisce ciò per cui è stato pensato e per cui è stato costruito, cioè la capacità di mettere insieme le diverse anime del riformismo del nostro paese. Che non siamo una nuova pagina di una storia di un partito che ha dato vita a questo partito, ma che siamo invece una cosa diversa, molto più ampia, molto più articolata, molto più grande. C'è un partito quindi che cerca di guardare al futuro più che di riscoprire le certezze nel passato, anche nelle celebrazioni delle icone del passato. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo farlo con coraggio, dobbiamo farlo con determinazione, certo partendo dalla nostra storia, ma con la capacità appunto di guardare al futuro, perché altrimenti rischiamo di prestarci a una caricatura che qualche volta di noi viene fatta, consegnando ad altri, diciamo così, le categorie del nuovo e assegnando a noi le categorie del vecchio. Io credo che questo noi lo dobbiamo fortemente evitare. La seconda cosa, io penso che la riflessione che noi facciamo, anche quest'oggi, anche in questi 2 giorni, deve essere una riflessione che non può
non, come dire, non intrecciarsi con la vicenda con la quale ci stiamo, siamo ingaggiati nel paese, cioè il governo del paese, con la complessità che questa esperienza di governo ha, ma con la consapevolezza anche che il Partito Democratico si gioca parte della propria prospettiva nella capacità di essere protagonista di questo governo. Cioè noi non possiamo immaginare di tenere sganciata la vicenda del partito dalla vicenda del governo. La vicenda del partito e la vicenda del governo sono intimamente connesse in questo momento, e i risultati che noi sapremo produrre nell'azione di governo, nell'azione della maggioranza parlamentare che sostiene il governo e dei temi che il Partito Democratico è in grado di mettere dentro questa agenda, io credo sia, come dire, un elemento fondamentale. Pensare di tenere anche la nostra discussione sganciata e separata queste due dimensioni, io credo che sia un errore che noi potremmo compiere, e lo dobbiamo fare cercando di unire alla cifra della responsabilità, che io credo sia ancora un valore in questo paese, spero possa essere ancora un valore in questo paese, alla cifra della responsabilità, che è la cifra che il Partito Democratico ha portato nella prima fase di vita di questo governo, accanto ad essa la cifra della proposta, dell'iniziativa, delle parole. E dentro la cifra della proposta, dell'iniziativa e delle parole, io credo che accanto al tema della protezione, che è tema assolutamente fondamentale, noi ci dobbiamo mettere il tema della crescita. Lo diceva prima Chiara. Tenere insieme queste due dimensioni credo che sia il lavoro che noi siamo chiamati a fare, perché immaginare che, come dire, alla domanda e alle paure che ha indicato Diamanti questa mattina, la prima domanda che ancora è presente nella nostra società, la società della paura, la protezione, immaginare di declinare la risposta solo su quel lato, solo su quel versante, io credo sia sbagliato per il Paese e sia anche lo snaturamento di quello che noi siamo. Noi dobbiamo invece porci il tema della crescita, della capacità di costruire le condizioni per la crescita, del coraggio con cui questa crescita vogliamo realizzare, nella capacità di essere non tentennanti sul tema degli investimenti che il Paese deve essere chiamato a realizzare, cioè riscoprire da questo punto di vista come il Partito Democratico è il partito, può essere il partito che dentro la vicenda del governo del Paese porta questa dimensione. Lo dicevamo anche a Bologna, Nicola. Io il partito che si pone il problema della protezione sotto il profilo dell'uguaglianza dei punti di arrivo, io lo contesto e penso che il partito si debba porre l'uguaglianza delle opportunità per ciascuno di noi, dei punti di partenza. E io credo che questo è un partito forte, riformista, di centrosinistra moderno. E il nostro lavoro è quello di garantire l'uguaglianza dei punti di partenza, che significa accesso alla scuola, accesso all'educazione, accesso alle opportunità, accesso al mercato del lavoro, che significa che la tua condizione di partenza, quella della tua famiglia, non è decisiva dal punto di vista delle opportunità che ti vengono consegnate. In flash, ultima cosa e chiudo. Facendo il ministro della difesa, credo che ho anche il dovere di dire alcune cose che riguardano, diciamo così, questo passaggio. Siamo in un momento delicato, abbiamo alle nostre spalle, una settimana molto complessa. Non sto qui adesso ad aprire la discussione intorno alle questioni che sono nell'agenda internazionale del Paese, dalle vicende nel Medio Oriente dopo ciò che è avvenuto, alle vicende che riguardano la Libia, alle iniziative che sulla Libia stiamo insieme spendendo. Credo che anche qui ci dobbiamo unire il coraggio dell'ambizione che possiamo mettere in campo con la responsabilità e la prudenza delle azioni che compiamo, con la responsabilità e la prudenza delle cose che diciamo, con la responsabilità e la prudenza del sapere che la costruzione di percorsi che siano utili per uscire da queste difficoltà sono costruzioni che richiedono il passo dopo passo, con molta prudenza, con molta tenacia, con molto lavoro. E credo che il Partito Democratico da questo punto di vista debba dare, e il segretario lo ha dato nelle dichiarazioni degli scorsi giorni e credo che lo darà ancora nelle prossime ore, debba dare un messaggio molto chiaro che dentro questo mondo complicato, dentro questo mondo complesso, l'Italia gioca la sua parte di responsabilità.
ha il coraggio di giocare la sua parte di responsabilità, ha il coraggio di essere presente negli scenari dove è necessario essere presente. Abbiamo fatto scelte in questi giorni importanti, abbiamo scelto di non spostare i nostri militari dall'Iraq, abbiamo deciso di collocarli in zone nell'Iraq più sicure, ma abbiamo scelto di non spostarli. E credo che quella scelta sia, come dire, il senso di una responsabilità che l'Italia è capace di giocare dentro gli scenari in cui è necessario giocare questa responsabilità. E lo dobbiamo fare rilanciando la nostra iniziativa, rilanciandola dentro iniziative multilaterali, ma essendo capace appunto di assolvere alle nostre responsabilità. E quindi vorrei che da qui, e su questo concludo, ci fosse da parte del Partito Democratico la testimonianza di una vicinanza e di un apprezzamento per i nostri 6.200 soldati che sono presenti in tutti i teatri. Attraverso loro leggiamo l'Italia, leggiamo la capacità che l'Italia ha di assumersi le responsabilità con professionalità, con competenza, con capacità, con dedizione, con coraggio. Ecco, quei nostri soldati, insomma, credo che anche da qui, anche da Rieti, possano avere la certezza che il Paese guarda loro con ammirazione, con sostegno, con la volontà di non farli sentire lontani, ma di farli sentire a casa, perché quello che stanno facendo loro è un servizio alla pace, è un servizio all'allentamento delle tensioni e anche un servizio al nostro Paese.